Amici, buongiorno! Oggi c'è un sole incredibile, quindi è la giornata giusta per andare in esplorazione. Il posto che visiteremo quest'oggi è veramente incredibile. Ma quando vi dico incredibile, significa che è incredibile. È un'immensa fabbrica abbandonata con ancora tutto dentro, compresi uffici e quant'altro. Non vi voglio spoilerare altre notizie oltre a queste. Dirigiamoci immediatamente verso la casa più tamarra della Lombardia e poi vi dico tutto. Oh! Oi! Guarda qua! Il braccio più tamarro della Lombardia. Allora? Come siamo? Bene. Oggi ci sono 18 gradi, abbiamo messo già la crema abbronzante. No, io no. Quindi uniremo esplorazioni e abbronzatura. Allora, amici, oggi andiamo ad esplorare, come vi ho detto poco fa, una fabbrica abbandonata. Ma non ho specificato che tipologia di fabbrica. Ok. Dico il nome perché tanto comunque l'abbiamo trovata su Google e probabilmente all'interno del posto ci sarà scritto ovunque. Ex Cerutti, fabbrica che si occupava, secondo me qualcuno di loro che guarderà il video ha lavorato. Lavorato, magari. Sì. Si occupava di realizzazione e progettazione di macchinari per la stampa. Okay. Soprattutto rotocalco e flexografia. Non so cosa, non ho la più pallida idea di cosa sia. Nemmeno io, però vabbè, l'ho cercato chi su Google. Chi è che diceva sempre Awed, rotocalchi e bestemmie su tutti i newspaper. Vedi. Forse è arrivato quel giorno. E quindi è una fabbrica immensa, tra l'altro una buona parte dei macchinari sono ancora conservati al suo interno, ma c'è anche tutta la parte di uffici che è veramente incredibile. Speriamo di trovare muletti tra spalle, sì, robe. Tutte queste robe qua. Poi, altra cosa, questa fabbrica qui ha una storia incredibile perché colui che l'ha fondata, Giovanni Cerutti, ha iniziato a sistemare una stampante così dei tempi a caso, poi ha visto che ci sapeva fare e piano piano ha sviluppato questa azienda che si è diffusa in tutto il mondo. Oh. Sud America, Asia, aveva sedi, India. Sta bene. Sta bene, sì, però purtroppo nel 2021 è fallita. Ah. Non so esattamente per quali motivi, però è fallita e tra l'altro il gruppo è stato acquistato da un altro megagruppo svizzero. Quindi tutte le sedi sono praticamente abbandonate e ho trovato tantissimi articoli che tutte le fabbriche sono state vittime dei ladri di rame. Ho capito, quindi non ha venduto ma è proprio fallita. Fallita. Forse è rimasta aperta una roba di riferimento ma non appartiene più a loro. Ok, va bene. Andiamo lì ragazzi, godetevi questa esplorazione perché sarà incredibile. Ovviamente ci dovrete dare una mano quando vedremo i macchinari perché sicuramente sarà difficile capire esattamente a che cosa servivano. Oh, buona esplorazione a noi ma soprattutto buona visione a voi. Arrivati, vi ho lasciato la macchina qui, questa qui è tutta la fabbrica, adesso non si vede tantissimo ma è veramente immensa, entreremo dal retro perché sappiamo che c'è un'entrata e poi saremo direttamente catapultati all'interno. Abbiamo camminato lungo tutte le mura. Vieni più vicino. Vedete? E qua dietro ci dovrebbe essere l'entrata. Guarda qua, le rane, bastarde, quante ce ne sono? Una famiglia, una colonia. Eccoci qua. Qua è tutto spaccato, tutto aperto. Cazzo, ci sono le cose che stanno lavorando. Eh? C'è un furgone che sta qui, gli operai. Cazzo dici? Non so se stanno smaltendo. Come? Sì, là nell'angolo. Ma stai zitto, stai. C'è nessuno. Veloce, muoviti, che diciamo. Questo qua, da quello che sembra, è un mappamondo in polistirolo. Chissà dove era messo questo, in alto. Su, da qualche parte. Sì. Sì. Era proprio un mappamondo. Eccoci qua. Guardate qua come hanno sfondato il vetro. Dai, colombi? Sì, piccioni. Piccioni? Guarda qua. Aspetta che li facciamo... Eh? Li facciamo capire che siamo qua in amicizia, allora. Ai piccioni? Sì. Si sono calmati. Quanti ce ne sono? Eccoci qua, all'interno della prima sezione di fabbrica. Qui siamo noi... Cosa? Senti che... Nel senso che è una cosa tranquilla. Ah sì, okay. Non ci dovrebbe essere nessuno. Però guardate le prime cose rimaste. Bello, c'è tanta roba. C'è tanta roba, tutta sparsa. Poi di là ancora ne vediamo ancora di più. Andiamo a vedere i primi macchinari, le prime cose. Dove sono? Dove li hai visti? Oh, lì, non so. Andiamo a vedere lì. Senti. Guarda come sbattono. Guarda qua, Dada, non ho proprio lasciato le scarpette. Antinfortunistica. Questo qui è un 30. Madonna, quanto pesano? Questo sarà un 40. Sei anche esperto di questi? Guarda qua. Il numero va? 42. Io avevo letto che nel 2019 avevano fatto proprio
uno sciopero durato mesi e mesi, perché appunto stavano licenziando tutti quanti. Ok. Qua fuori c'era proprio lo sciopero. Degli operai? Degli operai, esatto. Perché? Si sa? No, perché sapevano che stava chiudendo tutto. Ah, una protesta. Una protesta per non lasciare tutti in cassa integrazione. Ok. O semplicemente perché non volevano essere venduti. Anche. Guarda qua, questo qua è proprio un ufficio. Qua c'è una foto anche. Questa è mezza infermeria, eh? Sì. Guarda qua. Questo è il classico... ufficio... bussolotto del caporeparto. Sì. Sì. E vedete, qua è rimasto praticamente tutto intatto. Guarda quante chiavi ho. Portoni, carro ponte, muletto. Guarda pazzesco, anche sopra. Guarda che roba. Qua hanno smontato qualcosa. Hanno rubato qua pezzi del PC. Sicuro. Gira, mettiti l'inquadratura selfie. Guarda qua. Eccola. È della mia taglia anche. Preciso. Perfetto. Vado a giro con questo? Sì. Dio santo. Aspetta, ci sono delle foto qua, Danielson. Della fabbrica? Dei macchinari. Ah, dei componenti, dei macchinari, guarda. Addirittura l'album. Qui c'è anche un operaio probabilmente messo qua. Sì. Pensate, chissà che fine hanno fatto queste persone. Andiamo avanti. Lavoreranno da un'altra parte? Sì, sicuro. Andiamo a vedere, questo è solo l'inizio. Ma come avrete potuto intuire, sarà pieno di roba. Qua ovviamente ci saranno stati altri macchinari e cose del genere, però sono state tolte purtroppo. Affacciamoci un attimo qua. Sì. Per capire... Questo sembra un magazzino a me, no? Tipo, sì. Vedi che c'erano le scale per raggiungere le robe? Sì. Lì... Guarda che scaffali. Sì, sì, no, non è un magazzino dove c'erano tutte le... i bancali. Forza. Messi così, vedi? Dove? Sì. Su, quello su, quello su. Quello là? No, sì, o quello. Sì. Sono tutti bancali, le robe messe così. Più le scale per raggiungere. Quindi saranno stati tipo tutti altissimi. Guarda che scale che ci sono. Guarda, sì, tutte lasciate qua, tra l'altro. Qui avevano tutti, sì, sicuramente i pezzi che li mettevano in catena di montaggio. Per forza. Andiamo avanti. Cos'è rimasto sul bancale qua? Per capire. Ci sono dei pezzi? Boh. Questo proprio non è neanche stato toccato ancora in celofanato. Chissà che cazzo è. Guarda questa cassa qui. Rulli spazzola. Rulli spazzola, lamigrafia. Ci sono dentro? Sì. Perché, ma sta roba magari costa anche, lasciata qua. Non è tanto vecchia, eh? Allora. Belli lunghi questi, eh? Eh sì, questi sì. Vedi, qualche tra pezzo è proprio... dose. Dose pure. No, non è vero. Cos'è? Questa è un'altra sorta di... Sì. Gabbiotto. Guarda i cosi dei corrieri. DHL, GLS, UPS, sì. Pazzesco. E questo è grande rispetto all'altro, no? Minchia, enorme. Guarda che roba vedere tutte le cose lasciate qui dagli operai che lavoravano qua, che avevano personalizzato le cose di lavoro. Cos'è lì? Vediamo. Che grosso sto ufficio. Fai scontrini? Sì, io sono bravo con i calcoli. Poi è un po' crollato, però. È un po' crollato. Però, guarda qua, calendario del 2020 addirittura questo. Paul Espargaro. Quindi questa è la prova che fino al 2020 è caduto il... Porco Giuda. Sì o no? Sì, si è sfondato, cazzo, guarda. Guarda che roba. Fino al 2020... Era aperto. Erano attivi. O comunque erano attivi. Guarda che ha pure le decorazioni natalizie. Santa Claus. Santa Claus is coming. Guarda qua, Irene Grandi, live estate 2008. Ma dove l'hanno messo? Cos'è sta roba? Un floppy disk? Cos'è? A Livorno. Ma pensate. A casa sua. Non è toscana lei? Boh, penso di sì. Sì, sì. Sei tu che sei esperto di queste cose. Questa è? Tu quando andavi a scuola non c'avevi la cosa dentro? Sì, dentro la cartellina. Che usciva di... Anche così, vabbè, non così, però... Ma quanto è grossa sta roba? Bellissima. Tutti avevano... che usciva così. Sì, è vero. Quante ne spaccate quelle? Tante. Ma le usavo per tirarle contro i compagni, io. Sì? Sui polpacci. Faccia male, eh. Ah, vedi questo, Dada? Reparto ricambi, questo. Ah. Si prega di chiudere la porta. E qui... E qui c'è tutto. Ah, questo è quello di prima a fianco, che continuava. Ma lì siamo entrati? Sì. No, qua. No. Questi due. Ah, ho capito, da lì siamo entrati. Ma questi uffici qua, cioè, hanno lasciato tutto, cazzo. Perché è pieno di acqua qua dentro? Non lo so. C'è pieno di acqua. Però, guarda qua, Dada, c'è pure sta roba. Sai che lo troviamo sempre? Sì. Tecnigrafo lì, come cazzo si chiama? Cioè, è un po' vandalizzato il posto, ma questi ufficetti sono integri. Tanta roba. Ah, guarda qua, ufficio 37 meeting. Qua c'è il tavolo da meeting. Sì. La riunione. Sì. E qui, che cos'è sta roba? Roba di colori. No, non lo so. Pazzesco. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
Vai. Continuiamo di qua. Guardate gli armadi che ci sono. Qui arriviamo in produzione. Ufficio 65, sezione elettrica. Orario mensa, 12-13. Qua ha buttato giù tutto, un po'. Quanto è andato giù tutto, sì. Qua purtroppo hanno spaccato un po' di bancali, robe. Però vediamo cosa troviamo. Guarda qua, quanta roba c'è. Cos'è? Questi sono tutti questi componenti. Siglatura semplice e veloce. Tubetto trasparente, boh. Però anche qui guardate quanta roba hanno lasciato, cazzo. Tutto qua, vediamo. Ma a me che foto sono? Così si faceva quando si lavorava. Cos'è, gli hanno una panoramica? In ditta. Questo era l'obiettivo del ragazzo che lavorava qua. La bici? Sì. Veramente? Certo. Tu cosa avevi come messo come obiettivo? Teatro. Vai a fanculo, va. Oh, qua è rimasto tutto così, guarda, tutte le foto. Tanta roba legata al calcio qui, eh. Sì, guarda qua. Ma poi belli anche, schifo. Guarda qua, forza Juve, ragazzi. Vai via, vai. Non riesco neanche a passare qua. Guardate, vabbè, oltre i poster delle donne nude qua. Guarda lì, Dadda, però. Alex Del Piero e Trezeguet. Loro viaggiavano. Buffon. Guardate quanto era bellissimo da vedere così. Trezeguet Del Piero. Sì, bravo, Trezeguet e Del Piero. E là c'è anche il post su Mauro German Camoranesi. Con la firma di Balzaretti. Pensa a te, c'è anche la firma di Balzaretti. Andiamo avanti, amici. Gli uffici dovrebbero essere sopra, nella parte superiore. Qui siamo ancora al piano magari terra. Magari quelle scale lì. E vedremo ancora tanti macchinari e cose. Esatto, là ci sono proprio le scale. Stai su. Qua? Sì. Ma mi faccio male. Ma che ti fai male? Aspetta un attimo che mi metto meglio. Vai. Ah, mi stai sollevando proprio. Adesso ti porto in giro, aspetta. Non mettermi troppo Chiediti, alto. Si vede che sei abile con queste cose. Come si chiama questo? Transpallet. Tutto così si chiama, porco Giuda. Sì, questo si chiama. Oh, dai, guarda la campanella, cos'è quella? Campanella di cambio turno. Cambio turno quella? O merenda. Sì, merenda. Pranzo. Merenda, cosa sono sbagliato. Ricreazione. Qua ci sono tantissimi altri tavoli da lavoro. Guarda che croce. Dove? Là, che benediva tutta la fabbrica. Madonna, guarda che crociazza laggiù. Io voglio vedere un po' di macchinari veri e propri. Ufficio 58, officina. I macchinari mi sa che saranno di là. A guarda che c'è un'altra sezione? Sì. Eccoci. Qua invece, reparto. Reparto. Assemblaggio, stampanti, cos'è? Controllo dimensionale. C'è una misura... Le misure c'erano? Ah, sì. Qua è abbastanza vuoto. Andiamo di là. Sì, non c'è niente qua. Cazzo, però ho lasciato tutto così veramente. Eh sì. Sai per lasciare così una sede? Sì, poi questa qua è veramente abbastanza recente, l'abbandono, quindi... Sì, ma dico, non è neanche una cosa di 70 anni fa che dici che è una catapecchia, infatti, che cade. Ma si vede che sono proprio falliti. Vediamo di qua che cosa c'è che sembra pieno di roba. Cosa sono tutte ste robe qua? Anche qui dentro tutto così. Ma guarda quante robe. Tutte quelle scatolette. Cosa sono tutte ste robe? Pezzi? Sì. Pezzi di qualcosa. Di assemblaggio che poi. Sì. Tutte le linguette. Sì. Tutte le varie misure. Pensa a te. Ma si può entrare qua dentro, Dadda? Di là forse? Lì forse? No, qua no. Lì c'è il buco. Eh? C'è il buco là, la porta. E comunque è entrata gente qua. Sì. Ah, non posso andare. Sì, ma neanche troppa, sinceramente. Ah no, avevo visto quel buco, cazzo. Vabbè. Magari troviamo di qua la porta. Questa stanza, scusami. Guarda qua. Questo è un traspallet. Questo è pane automatico. Per i tuoi denti. Traspallet automatico. Yes. Questo facevi così e ti seguiva. Pensa a te. Questo però raggiunge. Cosa? Quello di prima era semplicemente per spostare i bancali. Questo raggiunge. Si alza tantissimo. Sì, dovrebbe essere doppio castello, sì. Quindi si alza fin là. Ah, tanta roba. Qua è chiuso, sarà. So che non te ne frega un cazzo. Ma non si sa mai che un giorno vai a lavorare in fabbrica. Grazie. Porco Giuda. Questo? Questo che cos'è? Ecco gli uffici. Sì, questo dopo dovrebbe entriamo. Essere l'entrata degli uffici. Dopo andiamo Pensate a Pensate costruita da Bip. Nella sua prima. Officina. È lui che ha fondato. Ah. Giovanni Cerutti, fondatore dell'azienda. Nella sua officina al Valentino Casale Monferrato nel 1920. Pensa a te questo che... Questa cosa ha fatto in garage. Se pensa a te, guarda che bisogna essere dei geni, Che cosa facevo sta cosa? Non lo so. Che cos'è? Ah, aspetta, no, tagliavi qua. Vedi che c'è una lama, Dadda? Sì, ma come ha fatto a fare sta cosa? Non lo so. Ma questo è storia, sta roba qua. Sì. Perché qua? Dovrebbe essere conservata in qualche museo. È incredibile sta roba. Sì, questo tra l'altro non è un macchinario della fabbrica, è proprio un monumento quasi. Sì. Forse il vento. Così forte. Passi.
Beh, ci hanno già sentito allora. Sì. Cazzo. Non è che è un qualche ladro di rame. Ma che cazzo ce ne fregano? Ho capito, che non ci rompa il cazzo a noi. Che cazzo rompe? È pieno di robe qua oggi, non ci rompe nessuno per difenderci. Andiamo, andiamo. Anche perché i rumori provengono proprio da dove stiamo, cioè qua dietro. Guardate qua quanta roba c'è, qua c'è anche una puzza molto forte di qualche sostanza. Guardate per terra, infatti è pieno di sta roba. Questo cos'è? Guarda quanti micro pezzi di... cos'è, acciaio? Non penso di sì. Pieno di roba. Qua sono rimasti proprio i macchinari. Sì. Qua non li hanno neanche tolti. Guarda qua, vieni. Guarda che telefono, dad. Minchia. Guarda che roba. Cos'è? Non ho più pari idea. Madonna, guarda che macchinario! Sì. No vabbè. Tutto grasso qua. Sì, questo è tutto, siamo proprio sopra il grasso. E sta roba chissà che cazzo faceva qua. Vabbè, lì sono tutte le... Pensa che rumore qua. Che casino ci sarà stato. Sì. Mamma mia. Ma perché qua non li hanno neanche tolti? Di là li hanno tolti i macchinari, qua no. Ma non so se fossero buchi da macchinari quelli, eh. Quelli di prima? Questi qua tu dici. Sta roba qui sembra una... una via per passare da reparto a reparto, magari qui sembra. Fai questo, di là sposti, sì, sembra. Assemblaggio, che ne perché so. Ci sono anche qua ste robe. Oh, comunque sto macchinario qui è gigante. No, guarda da dietro com'è, bellissimo. Fianchi superiori. Fianchi superiori. Questo faceva un casino, faceva. Questo è incredibile. Mai vista una roba del genere? Guarda che roba lì, cioè il tipo che comandava andava sì, lì dentro. Sì, sì, anche questo. Dai, guarda qua, stupendo. Questi qui facevano un casino, sì. Veramente. Ma chissà quanto costa poi una roba del genere. Aiutateci poi, amici. Ah, no, è quello. Vedi il vento che sbatte. È il vento. Dicevo, aiutateci a capire a cosa servissero queste cose. Perché noi ovviamente non lo sappiamo. Guarda. Dai, guarda questo qua. Guarda le catene. Madonna. Bellissimo. Chissà sta cosa cosa faceva. Questo è impossibile anche da portare via, secondo me. Come fai? No, dico, anche se avessero voluto toglierla. No, mi sa che sono troppo vecchie queste. Troppo vecchie? Non hanno più valore. Questa è una Waldrich Coburg. È la Multitech. Esperti di questa roba qua. Ma pensa a te. Guarda che robe usavano, da. Guarda che ganci. Guarda quello. Grosso come la nostra testa. Dai, che robe sono queste? Guarda qua. Bellissimo. Guarda, no, tutte le punte. Ah, le punte dentro. È vero. Delle lavorazioni che facevo, guarda qualcosa poi per terra che... Ma quante sono? Queste giravano e sceglievo... Tutte diverse tra l'altro. Sì, sceglievo la punta che gli serviva sicuramente. Poi, come abbiamo detto prima, se c'è qualcuno che è del mondo... Ma questo è ancora più grande, eh? Commenti pure. Cioè, è immensa sta roba, guardate. Aiutateci. Guarda qua, quanto è grossa. Madonna, che roba incredibile. Ma si entra lì, dada. No, si entra là. Sì. Qua c'è proprio il computer per comandare il tutto. Ste robe chi le ha create? Come ha fatto a crearle? Io so chi le ha create. Chi? Pietro Carnaghi. Sì, bravo, c'è scritto ovunque, pirla. Ma qua si entra. Il costo di un macchinario del genere è... Non so quanto possa costare una cosa del genere. Folle. Guarda qua, dada, che c'è la porta per entrare. Cosa c'è? Guarda che c'è proprio la porta qua. Vai, ti chiudo un attimo dentro. No, vabbè, dada, qua siamo nella NASA. Guarda dentro com'è incredibile, guarda. Guarda che roba, vai. Aspetta che tolgo il coso. Sì. Cos'è? Non lo so. Sono manco che dove siamo. Dove che sei qua? Stiamo un po' continuando a caso, perché è veramente immensa sta fabbrica. Zona uffici, eccola. Dopo andremo esattamente dopo saliamo là. Da là o dall'altra parte. Sì, esatto. Quelli sono tutti i bagni. Per gli operai. Del personale. E qua ci sono altri macchinari, altre cose. Anche queste immense, guardate. Qua si entrava dentro, mi sa proprio. Guarda qua, da. Questa è una Waldrich Coburg. Waldrich Coburg. Ma hanno spaccato tutti gli schermi, sono dei figli di puttana. Sì, comunque. Bravo, che senso hai detto ha? Bene. Ma che senso ha? Questo era così il fiore. Cioè. Qua. Si vede che sei del settore. No, proprio. Guarda qua, per quando dice che lo vuole, per dopodomani, per domani, per oggi, per subito. E dentro è così, ragazzi. Madonna, guarda che roba. Pazzesco, è molto affascinante vedere queste cose dal vivo. Ragazzi, abbiamo trovato addirittura delle foto della protesta che vi dicevo. Avevano messo proprio dei manifesti, delle cose, vedete, occupavano proprio il suolo con le tende. Assurdo. Questa è storia, di questa fabbrica, è storia. Faccio vedere cosa facevo io in magazzino. Vai. Vai indietro. Io vado indietro? Sì. Questi sono i trick di Daniel D'Addetta da magazziniere. Devo fare la curva là però. Non gira questo! Non gira!
Hai perso lo smalto. Non sei più quello di una volta. C'è una curva in magazzino così. Dovete sapere che la verità è che l'hanno licenziato per questo motivo, Dadda. Non è andato via lui dal lavoro. Arrivati fino alla fine della fabbrica, qui là era la macchina che abbiamo appena visto, e qua hanno spruzzato ovunque l'estintore. Qua ci sono forse gli spogliatoi. Ma l'hanno buttato giù tutto. Sì, che problemi hanno? Qua è anche chiuso, cazzo, non si riesce neanche a passare. Ancora un po' di roba, scarpe, grembiuli. Scarpe, robe. Qualcosa è rimasto, eh? Sì. Ovviamente dall'altra parte saranno speculari. Guarda, hanno proprio lasciato le robe qua. Vabbè, andiamo a vedere gli uffici? Sì. Andiamo a vedere gli uffici, ragazzi, che saranno incredibili, preparatevi. Andando verso gli uffici abbiamo trovato anche questo macchinario. Nemmeno questo sappiamo esattamente cosa sia, però era interessante farlo vedere. Guardate che roba, lasciato qui, abbandonato a se stesso. Eccoci qua, siamo tornati qua perché qua c'è l'ingresso agli uffici. Vediamo. Guarda qua, qua deve essere stato incredibile. Da sistemato. C'era anche la scultura lì sopra. C'era una sorta di scultura sistemata quella qui sopra. Sì, però penso che ci sia stato anche qualcos'altro. Un pezzo. Guarda qua. Con questo abbiamo aperto tutto. Porte, robe. E roccia cos'è? Boh, pietri, pietra, roccia. E queste invece sono cose inserite su una guida temporale riferite alla società. No. Guarda qua. Ceruti Group a 60 year history. Ho capito, ma... Vedi, allora, non tutte sono riferite alla società, ma vedi che però nella linea temporale ci sono notizie sulla società. Ah, ok, vedi? Sì. Vedi, questo è Luigi Ceruti, penso sia il figlio, credo. E poi, vabbè, ci sono inserite altre cose che non c'entrano niente. Guarda qua, Diego Armando Maradona. Che allora. No, per far capire gli anni, credo. Sì, capito, infatti. Gli anni di riferimento. Clint Eastwood. Eh sì. Bello però, eh? Questo, sono riusciti a spaccare pure questo, i bastardi. Guarda qua, Dada, Juve entusiasmante. Guarda che giornalini incredibili. Rolling Stone. Guarda com'erano. Belli però vedere le grafiche di un tempo, eh? Vanity Fair, guardate com'era. Richard Gere. Pensa a te. Guarda lì, non ci credo. Diana, ma guarda te. Brad e Pitt. Tutti zitti, Brad Pitt. Con quel capello là, silenzio. Andiamo avanti. Occhio alla testa qua. Qua c'è proprio l'ingresso agli uffici, sì. Qua sono i vetri. Sfondato tutto. Questo è il labirinto di Squid Game. Stiamo per entrare. Andiamo. Vediamo su com'è. Ma quanti piani ci sono? È un po', uno, due, sì. Qua cosa sono? Bagni? Questo è un piano intermedio. Sono bagni questi? Cosa sono? Quello è chiuso. Io prendo, becco solo le stanze chiuse. Questi sono già sì, uffici. Questi sono bagni. Però questo non è un piano intermedio, sono più WC e altro. Sì, mi sa che bisogna salire su per gli uffici. Sì, su. Veri e propri. Ma sono bellissime queste scale comunque, fatte sì, così. Sì, sono veramente quelle di... Di Squid Game. Mm. Sopra guardate anche il lampadario, che figo, un pezzo di design incredibile. Saletta accoglienza fornitori. Tu che sei qua? Ma scusa un attimo. Ah, qua c'è il coso per l'ascensore. Cos'è? Saletta accoglienza fornitori. Senti che puzza, Dada. Sì, di umido. Madonna, che puzza. Vediamo di qua. Uè. È la Madonna. Gigantesco qua. Guarda qua. Ma dai, guarda che roba. Che azienda era? Incredibile. Tutto verde opaco. Tutto verde opaco veramente. Questo è il primo ufficio. C'è anche qui una piccola infermeria. Guarda qua. Vedete che mi prendo qualcosa per la nausea che c'ho. Il cagotto. La diarrea. Bellissimo qua. Questo era del capo, sicuro. Che figata. Questo è lui? Ma è questo, Dadda? L'hanno fatto un rito satanico qua? No, era appeso da qualche parte sicuramente. Questo può darsi fosse il suo ufficio? È quello... fosse lui? Ah, il suo proprio... sì, del figlio, magari. Lui sì. Probabilmente è questo, sicuro. È lo stesso anche qua. Sì. Sì, però lui penso che col tempo sia mancato. Se aveva fatto quella roba là nel 1920... aveva già magari una certa età, capito? Sì. Però questo è proprio un... cioè, guarda, Ceruti mondo. Luglio dell'87. Qua c'è tutta la storia, Danielson. Guarda anche qua, la famiglia. Gruppo Ceruti. Guarda qua le foto della fabbrica. Non so se è esattamente questa. Questa è la protesta? No, ma sembra il muro di Berlino. È il muro di Berlino. Che cazzo sto dicendo? Questa è questa? No. Sì. Non mi sembra esattamente questo perché non c'era sto parcheggio davanti. È un po' più piccola poi, vedi? Sai che c'è anche il coso staccato. Flexotecnica, non so. Però è tutti... cioè ci sono proprio le foto di tutti i posti. Ma guarda che roba. Era fatto bene, eh? Cavolo. Madonna. Che roba incredibile. Questi? Campionario? Non so cosa. Pensa a te. Sto ufficio è incredibile. Bellissimo. Qua mi sa che hanno preso qualcosa, eh?
Eh sì, o è caduto? No, impossibile, solo quello. Ho preso rame, roba, vada spaccato tutto, mamma mia. Continuiamo ragazzi, questo posto è incredibile. Qua sembra di essere in un hotel, qua c'era proprio il minibar. Qua come se la spassavano tra un business plan e l'altro. Qua era... Qua è incredibile. Una medaglia, cosa gli ha regalato qua? Eh sì, qualcosa, un bracciale di Cartier. Andiamo avanti. Andava giù qua. E qua si vedeva tutto. Cioè guardate che figata, noi siamo entrati da là e qua controllavano se effettivamente gli operai facevano i trick con i tre spalle lì, come cazzo si chiamano. Qua c'è un'altra, Anche questo è enorme, sì. Anche questo qua, gigante, con la lavagna proprio. Tutto mochettato tra l'altro. Comunque questa cosa che dà sulla fabbrica è bellissima. Sì, veramente bello. Qua ha distrutto tutto. Quanta roba c'è qua dentro? Un altro ufficio qua. Tutte chiavi, saranno 4.000 chiavi. Sì? Madonna, è vero? Portineria. Contatore esterno, ricerche. Quanta roba c'è? Assurdo. Tata, c'è una cassaforte lì. Dov'è? Dai che esco. Questa è la volta buona. Questo qua escono le Rolex. Qua sì. C'è anche la chiave dentro. Come la chiave? Eh sì. Non credo sia quella la chiave. Mi sembra una chiave troppo piccola. Girare è troppo piccolo. Porco Giuda, che cosa è uscito? Ma serve comunque la combinazione. Cosa si sente? Fatto un rumore. Senti? Quando la metto su 90? Vai. Tua madre. Dai, apri la cazzo. Che cazzo apro? Oh, si sta aprendo? Ma va. Ma questo è cos'è, l'allarme? Sì. Quando aprivi senza il permesso macchiava tutte le banconote d'inchiostro quella roba. Ma secondo te c'è qualcosa dentro? No. Hanno tolto tutto. Sì, ovvio. Vediamo le prossime stanze come sono. Bello questo spatolato veneziano. Eh sì. Sì, sì. Sei rimasto colpito? Sì, un po' sì. Dicembre 2019. Sì, tra il 2019 e il 2020. Ma gli uffici qua, sì, è stato vandalizzato ma non troppo, per fortuna. No. Per fortuna qua... cioè guardate anche qui tutto rimasto intatto, bellissimo, assurdo. Andiamo avanti. Comunque enormi gli uffici, quanti ce n'erano? Sì, gigante, veramente enorme. Anche qua, guarda qua. Cosa vuol dire? Welcomes visitors to Drupa, 2004. Tu che sai tutte ste robe qui, cos'è sta cosa? C'è il, per inserire la... scheda, SIM. Sì, la SIM, esatto. Ma cos'è? Un telefono di spionaggio? Sembra una roba di un telefono. No, c'è scritto proprio Mobile Broadband Express Card. È una roba di... è di questo, Ma no. Ma stai zitto di quello. C'è un fottuto, porco Giuda. Qua c'è il tetto. Sì. Sì. Qua i fiori uscivano a fumare la sigaretta. A fumare la sigaretta? Sì. Il silenzio. Vediamo di qua. La coppa. Coppa di cosa? Della Got League? Coppa della... Questa è l'ultima coppa che vincerà il Masseo in GOT. Stanno tornando i Blancos, ragazzi. Questo, Dada, che cos'è? È un bel tavolo questo, Sì. Guarda qua, è pieno di carte stampate, fatture, cose, pieno di documenti lasciati qua, perfettamente conservati. Questo pure è grosso, Tutti enormi. Bello! Questo va la passione per la natura. Per gli animali, sì, sì. È vero. Sembra... guarda, aveva anche il calendario con la lince qua. Quanta roba ha messo questo? Monet, vero. Pazzesco. Sì, vero. Bellissimo però. Magari qualche persona... ti immagini che la persona che lavorava qua vedrà il video e si emozionerà vedendo la sua postazione. Me lo auguro, sarebbe una cosa bellissima. Sì, infatti. Vediamo di qua. Questo l'ha messo sempre lui, sicuramente. Guarda qua. Ordine Vasi 2013-2015. Questa era la... come si chiama? Sezione hardware lì, com'è? Sì. Server. Server, bravo. Centro server, controllo. Sì. Qua hanno, mi hanno messo tutto, Qua hanno proprio preso pezzi, si vede che quello che serviva. Sì, sì. Peccato. Però sono un po' datati questi computer comunque. Cos'è? La sala riunioni qua. Anzi, qua una specie di... la Madonna. Con questo gli portavano il caffè, eh? Questa cos'è, la TV? Questa è una TV enorme. Vediamo di qua. Vedi che sempre... ma qua l'hanno portato in giro sto coso. Deve essere sempre lui. Sì. Questa è la sala riunioni, eh? Eh sì. Mettevi sala qua. Sala congressi questa. Sala congressi, ascoltavi il capo. Guarda, si metteva lì tipo coso, discorso del presidente. È mettitela, vero. Dammi qua. Tipo sindaco. Tipo, mettilo in mezzo, se riesci a spostarlo. È di plastica? No, di legno. Lascialo là. Si sale? No. Buongiorno. Prego.
Dipendenti, oggi... solamente per questo mese, aumento di 5.000 euro per tutti. Non fidatevi. Cosa non fidatevi? Ragazzi, non fidatevi. Sì. Sta dicendo cazzate. Comunque è assurdo. Cioè, guardate qua che hanno spaccato il vetro, come si vede dall'alto tutta la fabbrica. Bello, eh? Dada? Bellissimo. Qui siamo scesi dalle scale, amici, ci siamo resi conto che c'è anche questa parte... C'è una sorta di mega stampante. Qua è una stampante enorme. Ma quanti uffici avevano? È la Madonna. Anche ai. Questi davano sulla fabbrica. Eh sì. Stupendo. Guarda che PC. Guarda tutte ma le... Ma che PC è? Ma che... Guarda tutte le cose. Tutti i progetti, le cose. Ma pensa a te. Qua. Poi ho una foto tua dove lavoravi in azienda che sembrava che stessi progettando sì, la navicella spaziale. In realtà le creme solari. Guardate, qua tutti gli altri uffici. Ah, però finisce qua. Ah, ok. Guarda che si vede da qua. Cos'è là? No, si vede fin qua. E qua ultimo ufficio così, che si chiude così. Ragazzi, siamo usciti e da qui si vedono gli spogliatoi all'interno dei quali prima non siamo riusciti ad entrare. Guardate che roba. Calendari di nudo, vestiti, armadietti. Qua proprio i bagni. Siamo usciti per vedere se c'è qualcosa qua dentro, ma dubito. Ma che roba. Tutto spaccato. Ragazzi, abbiamo trovato altro qua dentro. Questo proprio mi sa da magazzino proprio. Dici? No, guarda là, dada, è pieno di roba. Guarda! Adesso entriamo. No, quella lì mi sa da officina. Qua non può essere magazzino, è troppo basso. Troppo basso? Sì, magazzino magari... Cos'è qua? No, qua è la stanza. Ma non si passa? No, quella è saldata. Mi sa che non si può proprio entrare. Non sono riuscito... No, pieno di scale anche qua. Sì, magazzino sì, come... Non sono riuscito ad entrare c'è. Qua, mi sa, eh. No, cosa c'è? Guarda, hanno cercato di sfondare tutto. Sì, è una specie di officina anche questa, vedi? Sì, però qua non si può entrare. No. L'ho aperto. No, no, sarebbe già stato aperto. È aperto? È aperto? Ah, da dentro? Sì. Guarda qua. Ma qua l'hanno incendiato. Eh sì? Eh sì. Bastardi, è andato fuoco a tutto qua. Si sarà rovinato tutto, sì. Sicuro. Comunque è vuoto, dai, non c'ho, a parte sì. Due scale. Fammi vedere solo quella roba laggiù. Sì. Vediamo quest'ultima parte, se ci riserva qualcosa. Che tra l'altro continua fino a là, cioè anche qua è immenso. Lì era l'entrata con ah, lì è aperto, lì è aperto. Guarda che hanno sfondato. Ah no, è proprio... No, 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 sono le caldaie. Che roba là. Cabina elettrica questa. Guarda che roba, data. Occhio al vetro, manco l'hai visto, zio porco. No, no, l'ho visto. Sì, l'ho visto quello. Dai! Ma cos'è sta roba? Tutta il... Coso elettrico? Sì, lì dentro però ci sono delle bombole, cosa sono? Sì, non lo so che cazzo hanno tirato fuori qua. Qua hanno rubato, eh. Per forza. Mamma mia. Hanno preso tutto. Qua hanno preso tutto, veramente, i ladri. E questa parte qui, vediamo, anche qua hanno distrutto tutto. Cos'è? Non lo so. Fai passare. Una caldaia? No, no, sembra un'officina, vedi. Un'officina? Sì. Questa sì, ma di qua. E di qua caldaia, sì. Questa è proprio una... Sì, sembra un'officina. Sì, officina. Bello però anche qua, dai, carino. Ragazzi, sono entrato dentro la mensa per farvela vedere perché... Guarda che c'è anche la cucina in fondo. Dai, incredibile sta roba. Abbiamo trovato proprio la mensa dove appunto facevano la pausa pranzo i dipendenti. Incredibile. Guarda anche i quadri che ci sono qua sopra. Che tristezza vederlo tutto così. Guarda qua c'è... Oh, dada, c'è proprio la cucina col self-service. Sì? Eh sì. Guarda qua. Bellissimo. Alcune porte sono chiuse, però qua c'era proprio il self-service. Il self-service. Guarda qua tutte le posate proprio. Ma pensa a te. Andà! Ehi! Sei tu? Sì, la bottiglia d'acqua. Ok. Ah, da dove siamo passati prima, ok. Vediamo se riesco ad andare proprio dentro la cucina, così ve la faccio vedere. Eccoci qua. Ci sono ancora tutti i macchinari, cioè incredibile sta roba. Guarda qua. Madonna, no! Tutta la cappa, le cose. Qua è rimasto tutto. Guarda qua! Mamma mia, che figata! Pazzesco. C'è tutto quanto. No vabbè, questo magazzino? Locale stoccaggio alimenti. Eh sì. Guarda qua che moca del caffè. Peccato che non sia venuto Dada, guarda lì che roba. Qua è pieno di celle frigorifere e cose di questo tipo. Attenzione, perché c'è una sorpresa a fine video. E questo è arrivato il tuo momento, Dada. Dentro c'erano le chiavi, muletto, eh? Sì, tenete. Saranno questi. Però c'è la batteria scarica. Beh, per forza. Però lasciati qua così, guarda che peccato. Sì, ma sai che per legge i muletti devi metterli fuori sotto una tettoia. Ah, sì? Sì.
Cazzo ne so io. Perché le cose, le batterie rilasciano gli acidi quando, quando caricano. Belli questi, bellissimi. Poi ce l'avevi così tu? No. Più schifosi? No. Ma migliori? Sì. Non tanto nell'ultima, che comunque ci serviva non tanto, ma quando stavo a Sicile. Diciamo muletto. Sì, incredibile. Cazzo. La Tesla dei muletti. Con, tutto, 200 all'ora andavo con quella. Belli però comunque questi, verdi così. Per dirti, avevo talmente manovralità, quando ho rinnovato il contratto, la firma l'ho fatta con le punte del muletto. Ma vai a cagare, va. Ragazzi, termina qui questo video. C'era un altro capannone, ma abbiamo controllato, ma non c'era niente di, diciamo, di interessante da far vedere all'interno. Però posto veramente incredibile. Bellissimo, un sacco di roba dentro. Difficile trovare un posto così ancora con i macchinari e tutto quanto. Poi la parte degli uffici è veramente assurda. Spenda, sì. E come vi abbiamo chiesto durante il video, aspettiamo le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Magari qualcuno di voi sicuramente ha bazzicato in questo posto qui durante la sua vita lavorativa. Danielson, io ti ringrazio. Grazie a te. Ragazzi, grazie a voi. Vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego. Thank you.